tutti, bentornati sul mio canale. Allora, mi avete chiesto veramente un sacco di questo video. Io non so quante persone possano effettivamente guardarlo, quanto possa interessarvi, però penso possa essere utile perché è un problema che ho vissuto io in prima persona, quello dei capelli. E quindi insomma, oggi parliamo di come ho risanato i miei capelli, come ho fatto a farli crescere così velocemente, come ho fatto a dargli il volume che non avevano più e via discorrendo. Voi sapete che per molto tempo, grazie anche al fatto che una mia cara amica aveva un negozio di parrucchiera, io cambiavo colore continuamente, fino a quando a un certo punto un giorno mi feci rossa e praticamente feci uno shampoo a casa qualche giorno dopo e il colore venne via tutto da metà lunghezza in giù. Praticamente il mio capello si era così svuotato che non riusciva neanche più a trattenere il colore. Da lì ho detto ok, adesso basta, motivo per cui nonostante io magari non ami tantissimo questo colore di capelli, che è un castano scuro, non so perché qua su YouTube sembra nero, ma se mi vedete su Instagram no, è un castano medio, diciamo, non sia il mio must, non voglio farci niente per un altro po' di tempo visto che sono riuscita a rimetterli in salute. Allora, partiamo dal fatto che non vi servono tutti questi prodotti, che tutto questo è frutto della mia esperienza di anni e anni di tentativi. Più che altro ispiratevi al concetto, perché ci sono cose che faccio settimanalmente, bisettimanalmente, tutte le settimane o tutti i giorni, ok? Partiamo dal trattamento capelli e poi all'integrazione. Dunque, quotidianamente io che cosa faccio? Faccio essenzialmente due cose. La prima è mettere la sera qualche goccia dello Scalp Solution Overnight Scalp Renewal Serum di Aveda. Questo è un prodotto che parte dallo stesso concetto del noi idratiamo la pelle tutti i giorni, noi idratiamo lo scalpo. Uno scalpo, una cute idratata è, come dire, è più vitale, più ossigenata, non si desquama. Io ho notato un grande miglioramento, non mi sporca i capelli e quindi tratto anche quell'aspetto. E ogni giorno, con lo stesso concetto del fatto che metto la crema viso, metto la crema capelli, ok? E vi ho già parlato della Grow Gorgeous, marchio fantastico per i capelli, Repair Daily Nourishing Leave-In Cream. Questa è una crema di trattamento idratante capelli quotidiana. Formula fantastica, ha un complesso di aminoacidi, un complesso lipidico, germe di grano, bonding plex che va a lavorare proprio sui capelli rovinati, e ha una cuticle smoothing technology che aiuta appunto la cuticola ad essere chiusa, e un sacco di estratti. Mi piace tantissimo, l'avete vista anche nelle mie video scoperte di qualche settimana fa, e io ho notato che idratare i capelli quotidianamente fa sì che non arrivino al lavaggio talmente secchi che quando li lavo li sento prosciugati, poi ridato con la maschera li asciugo e sono cioè l'azione quotidiana su di me fa una differenza enorme, ok? Ora, io mi sono organizzata in questo modo, e divido le azioni in base alla ricostruzione, alla riparazione e all'idratazione. Consideriamo che i trattamenti più intensivi, e che faccio, che sono due e che adesso vi spiego, sono uno bisettimanale, uno settimanale. Il primo trattamento di riparazione che mi ha salvato la buccia è Olaplex. Allora, vi dico la verità, io ho fatto tante volte anche l'uno e il due, quello dal parrucchiere professionale, non ho notato grandissime differenze, nel senso che a me 0 più 3 fa un trattamento pazzesco. Lo 0 è un primer, apre le cuticole, idrata, aiuta proprio il prodotto a lavorare di più. Ci vai su col 3, lo tieni in posa, pre-shampoo, e è un trattamento. Olaplex ha un brevetto, ok? E va a riparare i ponti di solfuro, quindi va proprio a riparare il capello. E io mi trovo in modo eccezionale. E quando faccio il mio trattamento Olaplex, poi proseguo con la detersione sempre con 4-5, shampoo e balsamo. Cioè, se faccio Olaplex, faccio Olaplex, e questo lo faccio più o meno una volta alla settimana. Poi dipende anche come vedo i miei capelli, però ecco, Olaplex mi ha aiutato tantissimo. Tra l'altro, nel caso voleste provare Olaplex, c'è questo kit fantastico dove avete il 3, quindi trattamento, shampoo e balsamo, e avete anche il Bond Smoother e l'olio, tutte in taglie deluxe, molto comode per trovare questo trattamento. Io non trovo che esista un trattamento capelli che istantaneamente ti regala i capelli di, come si chiama, quella di Aladdin, Jasmine.
I capelli vanno curati, ci vuole del tempo. All'inizio vedi un risultato più cosmetico, se sei costante vedi proprio la differenza. Tant'è che i miei capelli hanno iniziato a crescere super velocemente, ma non per qualche strano miracolo, semplicemente perché non si spezzano. Spesso ci sembra che i nostri capelli non crescano perché si spezzano, non riescono a raggiungere la lunghezza. Più ho irrobustito la struttura del capello, più ho curato anche la cute del capello, più il capello si è allungato, quindi molto più veloce, otticamente molto più velocemente, ed è molto più pieno, nonostante io abbia di natura i capelli sottili, ne ho tanti adesso, e non ho più quell'effetto flat, infatti vedete che molto spesso ultimamente io li asciugo a diffusore a testa in giù con la schiuma, e ho tanti capelli, un bel riccio che tiene un bel volume, una buona definizione, cosa che non mi succedeva da quando ero piccola. Poi, nel mio discorso di ricostruzione vi dicevo, utilizzo ricostruzione e riparazione, ok? E l'altra azienda alla quale mi affido è K18. K18 è un'azienda, secondo me, meravigliosa, che con ben 10 anni di studi ha brevettato un peptide particolare che va praticamente a riconnettere le catene di cheratina che si sono spezzate da coloranti, decolorazioni, trattamenti chimici e via discorrendo. È un trattamento molto intensivo, tra l'altro si attiva in soli 4 minuti e infatti quando lo utilizzate non dovete usare il balsamo, e si fa per ogni 4-6 shampoo. Ora, per me, per quanto mi riguarda, poi dipende con quanta frequenza lavate i capelli, mettiamo una media di una volta ogni 2-3 giorni, ok? Allora in quel caso io faccio una volta questo, cioè il rapporto faccio 1-2, cioè una volta K18 per due volte Olaplex come rapporto di numero, ma entrambi li trovo eccezionali. Tra l'altro poi ho ampliato la mia conoscenza della linea K18 e trovo che uno degli shampoo migliori che abbia mai usato è il Peptide Prep K18. Questo è uno shampoo detox, leggero ma anche idratante, cioè detossina, toglie il build up di prodotto anche sullo scalpo e pulisce, ma in delicatezza, avendo però un'azione detossinante anche sulla cute, e è color safe, si può utilizzare anche proprio regolarmente, e volendo questo qua loro dicono lo potresti utilizzare come shampoo settimanale, ok? Perché comunque è più... K18 non nasce come trattamento a tenere in doccia e tutte le volte te lo fai, nasce proprio come trattamento intensivo, anche la fase di detersione è già un trattamento attivo. Infatti non uso proprio tutte le volte K18, a volte uso questo, a volte lo scambio con, ad esempio adesso ho preso quello di Redken, li alterno, diciamo. E quando faccio il trattamento K18 poi chiudo il trattamento con l'olio, ve ne ho già parlato, lo trovo eccezionale, questo olio capelli, ma è proprio un Molecular Repair Oil, anche questo, è un trattamento di ricostruzione che tra l'altro protegge fino a 232 gradi di calore, tra l'altro è senza siliconi. Trattiene tantissimo, toglie tantissimo l'effetto crespo, ma anche qui sono comunque K18 è una linea costosa che io utilizzo appunto il giorno in cui utilizzo K18, lo shampoo un po' di più. Questa è un po' la mia base di trattamento. Le volte in cui non faccio un trattamento di ricostruzione, di riparazione, quindi punto sull'idratazione che è una cosa fondamentale, utilizzo abitualmente delle maschere. E sono sempre quelle. A volte, ad esempio, utilizzo il K18 con una maschera normale, se non ho il trattamento K18. E le mie maschere preferite in assoluto della vita sono la Veda Botanical Repair, Rich, e questa è una maschera ricca, voluttuosa, idratante, mi piace tantissimo, trovo un prodotto eccezionale. Tutta la linea Veda, poi questa qua verde, fantastica, questa maschera proprio a risciacquo, noti il capello, proprio senti subito la setosità del capello a risciacquo, per me è un must have e lo sapete. E l'alterno, cioè a volte ne uso una, a volte ne uso l'altra, anche in base a come vedi i capelli, con la Don't Despair Repair Mega Strength, questa maschera, Briogeo è un'altra maschera, un marchio per capelli che mi piace tantissimo e lo sapete, questo è un trattamento fortificante e idratante. E mi piace molto perché è il concetto di idratazione è perfetto da abbinare alla parte in cui fai ricostruzione e riparazione, no? Quindi, e tu sì, hai le fasi nel mese in cui tu proprio fai una vera e propria
ricostruzione, risaldi i ponti di solfuro, richiudi le catene di cheratina rotte, via così, però poi alla fine hai bisogno di mantenere il capello idratato, ok? Questo è quello che fanno. Di recente sapete benissimo che ho scoperto un prodotto che mi fa impazzire ed è la Acidic Bonding Concentrate 5 Minute Liquid Mascara, anche nei miei top del mese. Questa maschera me la porto persino dal parrucchiere quando ci vado, tendenzialmente dalla parrucchiere quando vado tendo a portarmi i miei prodotti in generale, ma perché non voglio proprio rompere la mia routine di trattamento, o almeno qualche pezzo di, cioè ad esempio se è il mio giorno del K18 magari mi porto solo questo, magari ce la vado là col sacchetto, ci siamo capiti. Questa maschera, la cosa che a me piace moltissimo è che dà una lucentezza ai capelli vergognosi, è una maschera comunque acida e lucida i capelli da panico. Ogni tanto mi capita di fare delle fiale di ricostruzione, ad esempio, sapete che se parliamo di fiale trattamento monouso io adoro questo qua di Tae, che si chiama Infusion Gold A+B, me l'aveva fatto un parrucchiere quest'estate, me ne sono innamorata, è ottimo trattamento, ma questo è più un trattamento spot che fai prima di un'occasione, ogni tanto quando ti vedi i capelli proprio male, ma non è un sistema di trattamento. L'olio per capelli che utilizzo, cioè quando li asciugo, pre-asciugatura, pre-styling, ci sono due cose che faccio sempre. Il primo ovviamente è l'olio, e io piuttosto che il classico olio di semi di lino che non uso, preferisco un trattamento anche nella fase olio, infatti utilizzo questo qua che adoro, lo sapete. L'assistente oggi si suona, soffia il naso, risponde al telefono. Yay! Comunque è di Bumble and Bumble ed è il Repair Oil Serum. Questo è un siero riparatore capelli in olio. Tra l'altro molto interessante il fatto che ripara, come si dice, internamente alla fibra capillare e rinforza e chiude le cuticole esternamente. Lo adoro, ve ne ho parlato un milione di volte, io uso lui. Dopodiché metto il Balance, questo è un prodotto fatto apposta per le doppie punte e le punte che si aprono, ne metto qualche goccina e lo applico proprio sulle punte, poi mousse e asciugo, ok? Ora mi direte, Giulia, sono 3 milioni di capelli, di prodotti. No, è una routine che io mi sono strutturata, ma che alterno. Poi 2-3 volte l'anno uso sempre le fiale anticadute, perché io al cambio di stagione e in estate perdo i capelli proprio come se non ci fosse un domani, e al momento le mie preferite sono queste qua, le Dercos Aminexil Clinical Woman, e questo qua è un trattamento anticaduta, e la cosa bella è che contiene appunto Aminexil, che se non sbaglio è un derivato del, non voglio dire una cavolata, non la dirò. Poi abbiamo arginina, un blend di vitamine, acqua termale, SP94 che non so cosa sia, ma funziona, sono molto belle perché sono monouso. Poi avete questo tappino con la biglia, voi l'aprite, mettete la biglia e massaggiate la cute. Però questo è un trattamento che io faccio anticaduta, quindi nelle fasi dell'anno in cui tendiamo a perdere più capelli, questo è il trattamento al quale mi rivolgo, io mi trovo splendidamente. La cosa che per me ha fatto molta differenza è l'integrazione, cioè unire inside and out. E io uso tendenzialmente le gummies, devo stare molto attenta ai prodotti che scelgo come integrazione per bocca, perché a volte non li digerisco, e ho scoperto che non è un problema solo mio. Attualmente sto usando queste che amo alla follia, sono le Imarase Beauty Nourish, tra l'altro ho finito il mio trattamento e presto lo ricomincerò. Questo è un trattamento, volevo un integratore clean, volevo un approccio diverso, e ho trovato queste, su di me funzionano fantasticamente. Dunque contengono reishi, chaga e tremella, un blend di funghi che tra l'altro sapete hanno un sacco di applicazioni anche da un punto di vista proprio di integrazione per il benessere fisico, non solo i capelli, però insomma in questo caso sono per i capelli, in aggiunta allo zinco, e sono veramente super clean, senza GMO, senza dolcificanti perché c'è lo stevia, e senza niente, pulite, perfette, mi trovo benissimo. L'unica cosa, essendo gummies completamente clean e green, sono un po' appiccicose, cioè a volte te le devi staccare dal dente. Non sono gommose come quelle sintetiche, tuttavia chissene, sono gummies come piacciono a me, le digerisco benissimo, funzionano, e quindi top. Quindi ricapitolando, per me la differenza viene fatta da un concetto di idratazione quotidiano costante. Io nel mio caso idrato sia lo scalpo che
i capelli, ma dipende dalle vostre esigenze, questo è quello che funziona per me. Io ho uno scalpo che tende a seccarsi di natura, che poi alla fine sembra tipo forfora, in realtà no, è pelle secca. Ecco, con quel trattamento completamente il problema è sparito, tra l'altro. E poi idrato regolarmente, io uso pochissimo il balsamo, veramente pochissimo, tendenzialmente io sono da maschera, dico la verità, tranne della linea Cedic che uso il balsamo liquido, che però insomma in generale sono molto, tento di usare sempre un trattamento con funzioni diverse. Le mie maschere capelli idratanti nutrienti preferite sono la Botanical Repair, la Don't Despair Repair Mega Strength di Briogeo e lucidante la Redken al momento. Poi, come vi dicevo velocemente, io alterno riparazione e ricostruzione con due approcci differenti. Con Olaplex, per quanto riguarda la riparazione dei punti di solfuro, è un effetto ricostruzione del capello. Quando faccio Olaplex faccio anche shampoo, balsamo Olaplex, è sempre lo 0, perché se il 3 vi piace 5, con lo 0 diventa 15, cioè usarli insieme fa una differenza, cioè che la notate immediatamente. E lo alterno invece a un approccio di tipo diverso con K18, e quando uso K18 mi faccio anche shampoo detox e sigillo tutto col suo olio peptidico. Questo è quello che faccio per i capelli. Poi non vi dico che dovete usare per forza queste referenze, vi ricordo che di Olaplex, se lo volete provare, avete già anche il kit. In generale però, al di là delle referenze che utilizzo io, a proposito, vi chiederete che capelli ho. Io ho i capelli che tendono a sporcarsi molto alla cute, ma nel contempo ho la cute secca, cioè che tende ad squamarsi di natura. Ho i capelli molto sottili e con le punte piuttosto secche. Questo è un po' il mio vibe. E in questo modo proprio ho trovato la pace. Cioè tutti mi chiedete, Giulia, come hai fatto ad avere i capelli così? Giulia, come fanno a crescerti così velocemente? È questo, una grande attenzione nella cura del capello. E vi dico questo, al di là che voi preferiate Olaplex, K18, maschere idratanti, quello che volete, sappiate che l'utilizzo di una crema idratante quotidiana, ovviamente da metà lunghezza in giù, nel mio caso la Repair di Grow Gorgeous, ha fatto una differenza abissale, veramente abissale. E sappiate insomma che prendersi cura dei capelli, soprattutto se volete portarli lunghi, è importante scegliere gli step giusti e ricordarci di sì, idratare, ma anche sì, dove possibile, ricostruire. E questo per me ha fatto una differenza enorme. Questo è quello che faccio per i capelli. E spero in qualche modo di esservi stata utile, ma anche solo magari non dei prodotti se non vi interessano, ma per i concetti che sono molto importanti. Idratare i capelli più o meno come idratiamo la pelle come concetto, l'integrazione per bocca, che secondo me è uno step fondamentale, ne provo sempre di nuovi, io per me fa veramente la differenza. Un'idratazione costante anche nelle maschere, alternata a un concetto di ricostruzione e riparazione. Questo è quello che per me fa la differenza. Spero in qualche modo di esservi stata utile. Se così è stato, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale. Non so effettivamente a quanti di voi possa interessare questo video, ma l'ho fatto perché comunque me l'avete chiesto tanto. Io vi auguro una splendida serata. Un bacione!